E anche quest'anno è arrivato il tempo delle arance. Farinelli Fresco Market. Buon Natale! Finalmente siamo pronti, grazie, grazie della vostra presenza. Allora, la cosa mi sembra importante, abbiamo usato naturalmente lo pubblico, anche il pubblico affezionato che calambiano anche a uso ascoltare. E allora, también one, si fa mantenere un bel programma di canzonetta sangherissima. Me che cazzo un po' mi sono puntata perché tanni un bel repertorio qua. Ma però ascomanziamo un'allegria e per scomanziare un'allegria vus cantem una canzone di Pasquale Gall che se sai adatta per questo periodo per cosa siamo a settembre che si chiama Cavirani e parlando di Varema e quindi ascomanziamo cantante la Varema di Pasquale Gall. Naturalmente direzione, tastiera, tutto il resto, Gian Cristian Kerr che è sempre io. Spiritosi sono sempre giocando stanno. Allora, ora cantiamo una canzone seria, una canzone catalana, non è sangherese, è una canzone catalana, una bellissima canzone catalana che per il tempo della rivoluzione della guerra civile, cioè del tempo di Franco, per scatalanza questa canzone era assai importante, la consideravano quasi l'inno nazionale dell'Ius. La canzone si intitola Il Cante del Zosens, è una canzone natalizia, però è una canzone massabilia. Il Cante del Zosens. Maggiore
Grazie, una specie musica grazie, canzone, però era spuntato un altro po' di allegria, per cosa è una giornata di festa, quindi me la stai sempre mantenendo alta l'allegria. Ora cantiamo una canzone di enti, tutta cosa fatta in famiglia, Lupara, insomma, l'Ural de Ciuteodoro, che era scritta Lupara de Giancristo. Che avevo già inteso nel programma l'avevo già inteso al programma che bisogna presidire, ma la figura fino a Matteis per cosa è un arrangiamento nostro un po' diverso. Anche la tua Marina mi sconosciuta come raccolta.
passa via, non passa ora, che io non venghi a provato. Al mon, al mon, al mon, al mon, para scorre il tro. Via la strona, sia carabona, alla speranza e a San Giovanni. Tutta la gente sorriso davvero, l'altro dunque anguanse in fente un esperimento nuovo si usa raccontato si ieri qua passata a un certo momento l'avevo sospesi e aveva fatto un duetto di chitarra e mandolino anguan tanimo una novità ancora mezza importante avevamo arrangiato qualche pezzo del nostro repertorio ma non ti è andata a finire sta arrivando a che smigno che è un portento della fisarmonica e arriva non tanto più pazienza che ci arriva allora vi pensate di fare una cosa che è il sasseo e musato vi faremo entrare a questa novità che avete usato nel repertorio nostro da spesso un palarino. Thank you.
sarà. Allora, gli dos pezzos che abbiamo fatto sono un canto popolare catalano a lavora della mar, che per noi è un'importanza assai grande, perché noi organizziamo una manifestazione che è proprio come titolo a lavora della mar, convidando altre scuole, sia di altri paesi della Sardegna che altre città dell'Italia, e anche avendo avuto la fortuna di poter anche qualche altra scuola della Catalogna. Il secondo pezzo che abbiamo attaccato a Valle della Mar è un canto, un gospel praticamente, che è stato scritto del comandante di una nave negriera, che era una che andava in Africa, carregava negras, e l'umicio usitava a bagno, l'umicio arrivava. Qualsiasi abbigiato di che delitti che stava combinando, e ha svolto la folgorazione, e ha scritto che scanto, che è praticamente una grazia, un canto di grazia al Signore che gli ha fatto comprendere lo grande lite che stava a fare. Anche spesso si sei famoso, perché lo cantano in tutto il mondo. Musato, siamo un partito a sforzo mio, l'avevamo fatto un testo in algarese. Alla fine, cantiamo una strofa originale in inglese, che è la strofa originale di questa canzone, che si dice Amazing Grace come titolo originale, musato aveva meravigliosa grazia. Allora, però vorrei continuare a questa novità che tanim a rizzo del nostro repertorio di Enguano. Christian, ma che sia fisarmonica, è veramente, si sta dimostrando assai armonica, a mal che cantemia, ma spesso scatriemo. E allora ora fermo una cosa, grazie, Salmaris, un applauso veramente massimo. Bravo. Allora, il repertorio nostro ti deve tenere conto anche del fatto che comunque siamo algaresi, di fanella la lingua algaresa, per cosa è una delle cose che la storia non è veramente arrastata, però siamo anche in Sardegna. E sa ben che comunque senza Albus, sa ben che la maggior parte dei cittadini dell'Algarve è di lingua salda. E allora abbiamo pensato di fare una cosa, di cantare una canzone salda. E naturalmente abbiamo usato al repertorio la canzone salda, messo una sciura al mondo per cosa la cantare a tutti. Ma c'è anche una particolata che questa canzone. Stanimo in Algarve, un cittadino algarese che è un gran musicofilo, un musicista, un gran appassionato, e te lo macchini, si dice in algarese, e tradui in algarese canzoni di qualsiasi genere. E anche di questa canzone ha fatto un testo in algarese. Allora abbiamo fatto un'invenzione di che genere? La canzone è salda, la cantiamo in saldo, però la cantiamo in algarese. Non posso riposare. Non posso riposare, nasce come poesia di un paese della Sardegna, non mi raccolto di un. Comunque da spesca qui ha fatto bella. De Sarule, sì, De Sarule, un poeta di Sarule, alla scommessa del nonsense. Io ho parlato massa, non spremo a cantare. Era Briaco, si è scritto qua a fare.
Grazie Christian. E lo successo nostro di Nguyen è assai degno, perché si è inserito meravigliosamente. Bravo Christian. Aquele musicofilo algarese che ci girate, che ha scritto questa strofa che mi ha incantato, che sa di Antonello con la Danchise, magari lo conosce, tu lo conosci. Allora, tu ne un po' di allegria, eh? Lugal! Ah.
ni munga che tangara 250 anni. Non raggiungi mesi. Sai quanti quelle sgallina si cacciano? Ah, una busca sgallina. Tu ne hai mal sentimenti. Tu ne hai mal sentimenti, ma una bellissima canzone che ha scritto Carmelo Paolini. Paolini, un Paolino, anagrafe, ma di un che Paolini. La barca, una barca, una bellissima canzone. Grazie, grazie, grazie. Un salvese che ci applauso, ci scalantiamo un po', da qualche scoperta fa un po' freddo. Naturalmente non vi dimentichiamo del mestre, che allora noi abbiamo mastere che sono un mestre, la chirica e era tutto fritto. Ora tu ne mano alla griglia, Mick Ruiu. Con la torre degli asami e la cami dei
coda, tu puoi andare lì. Una donna te aspetta, non è perfetta sino te. Una volta che mi falti, tu sarai sino brace. Basta che ama quattro cose, Luca Allegri, Luca Re. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Marche.